Grazie Presidente. Come detto anche da lei, appunto, questo emendamento recepisce anche un emendamento che già abbiamo votato a firma della consigliera Celli, e il nostro provvedimento è volto proprio a rafforzare gli investimenti sulla ferrovia regionale Roma-Lido, eliminando la parte, una quota, appunto, operazione che già abbiamo fatto col precedente emendamento. Siamo andati a stabilire che tutti i 45 milioni del contributo di costruzione debbano essere destinati al materiale rotabile, ai treni della ferrovia Roma-Lido. Siamo andati poi a specificare, a rafforzare questo nostro pensiero, stabilendo una priorità, ovvero che siano acquistati nuovi treni piuttosto che revampizzati i treni esistenti. Perché vede Presidente, l'operazione di revamping è un'operazione che si sta tentando da anni su alcuni convogli della Roma Lido, che sono i famosi MA200, che sono i treni che vennero acquistati nel 99 per la linea A, poi nel 2004, a seguito dell'arrivo dei treni CAF sulla linea A, vennero spostati appunto sulla Roma Lido, ma su questa tratta hanno sempre presentato dei problemi. Perché Presidente, qual è il problema principale della Roma Lido? È che la Roma Lido non ha mai avuto dei treni destinati a questa linea, che ovviamente si differenzia dalle linee metropolitane A e B perché è svolta principalmente in superficie. Quindi è chiaro che se io prendo un treno come l'MA200, che è progettato per lavorare in galleria, quindi diciamo così a temperatura costante, e lo metto su una ferrovia di superficie, eccolo lì che questo treno non funziona. Dicevo, sono anni che si sta cercando di recuperare questi treni MA200 senza risultati efficaci. L'ultima dimostrazione l'abbiamo avuta con diverse commissioni che la appunto, commissione da me presieduta ha svolto sulla ferrovia Roma-Lido. Abbiamo svolto una commissione a settembre in cui ATAC ci aveva detto che stava lavorando per recuperare questi MA200, operazione che non è avvenuta. A febbraio ci siamo incontrati con ATAC ancora una volta in commissione e abbiamo potuto constatare che il recupero degli MA200 non era risultato positivo. Quindi dal nostro punto di vista continuare ad insistere con un potenziale revamping di questi mezzi potrebbe avere degli esiti alquanto dubbi. Quindi noi diciamo meglio concentrare tutte le risorse su dei treni nuovi progettati appositamente per la Roma-Lido e per una ferrovia di superficie, piuttosto che inalberarsi in operazioni rischiose come un revamping che se poi mettiamo darà dei risultati negativi, come potrebbe essere, perché se io vado a revampizzare un treno che ha già 20 anni, è un treno che è oltre la metà della sua vita utile, quindi potrebbe dare degli esiti non rassicuranti, meglio concentrare tutti i soldi che abbiamo su degli esiti sicuri come l'acquisto di nuovi treni. Dobbiamo poi ricordare ovviamente che con 45 milioni potremmo stimare l'acquisto di circa 5 treni, ovviamente se devo acquistare 5 treni piuttosto che 2, piuttosto che 3 come è previsto inizialmente, posso spuntare anche dei prezzi migliori. Quindi per questo ribadiamo con forza il nostro pensiero, ovvero che tutti i 45 milioni del contributo di costruzione siano destinati all'acquisto di nuovi treni piuttosto che al revamping. Grazie.